Buonasera a tutti e a me l'onere e l'onore di dare il benvenuto e di salutare il ministro all'ambiente Galletti, di ringraziare il tavolo dei relatori e in modo particolare il sindaco Stefano Pisane. Vi voglio brevissimamente, anche perché sarò europeo e nei tempi europei, attesa anche, come dire, l'agenda che seguirà, per cui dopo continueremo nel tour salernitano. Vi voglio trasmettere una sensazione che ho avuto io venendo qui a Pollica con il ministro. Ho visto che guardava tutto quello che poteva guardare con gli occhi di un bambino, e questo mi ha segnato profondamente, perché ho colto la sensibilità, anche l'affetto e l'attenzione che durante il tragitto hai arricchito guardando il nostro territorio. E devo dire anche con molta fermezza hai evidenziato quando ci siamo imbattuti in diverse frane che hanno segnalato materialmente alcuni problemi che noi quotidianamente viviamo, come quello del dissesto idrogeologico. E qui c'è il presidente del parco e ci sono gli illustri relatori che potranno sicuramente portare una testimonianza viva e reale di una quotidianità vissuta a servizio della comunità e delle istituzioni che rappresentano. Io mi fermo qui perché è importante questa testimonianza ed è importante ascoltare le considerazioni finali che il ministro vorrà fare proprio per dare non solo un valore aggiunto a questa giornata, ma anche per significare che questa terra vista e sentita, come vi dicevo prima, con gli occhi di un bambino, per me rappresenta il più grande regalo che tu potevi farci oggi venendo qui nel Parco Nazionale in provincia di Salerno. Grazie, Ministro. La parola al Presidente del Parco, Amircole Troiano. Grazie. Grazie. Mi scuserete se ho la voce bassa, ma posso dire di influenza. Io sono particolarmente felice oggi perché il ministro poc'anzi mi diceva che questo è il primo parco nel quale lui si è recato, si è venuto. E quindi per noi questo è un grande onore e voglio ringraziare tutti i sindaci presenti, le autorità civili e militari, Sua Eccellenza il prefetto, il questore, l'onorevole Alfano. E i cittadini che sono venuti qui per sentire dal ministro quali sono, non dico le speranze, ma le certezze che lui vorrà dare a questo territorio. Io ringrazio il ministro anche per un fatto personale. Ieri mi è stata notificata la nomina a commissario straordinario del parco, essendo scaduto il mio mandato. Nelle more della nuova nomina del nuovo presidente, che spero che possa avvenire il più presto possibile. Io, oltre al saluto di rito, voglio fare soltanto due brevi e brevissime considerazioni, che rappresentano la faccia, le due facce della stessa medaglia, una medaglia molto importante, che è la medaglia del parco. Caro Ministro, questo parco, questo territorio, io ritengo che sia un'area di eccellenza non d'Italia, ma dell'intero Mediterraneo. Da quando è nato il parco nel 1995, è stato istituito con la legge del 91, ma nasce ufficialmente nel 1995 con pochi impiegati. Pensi che solo dopo 2 anni, grazie alla nascita del parco, questo territorio viene dichiarato dall'UNESCO, e questo avviene nel 1997, riserva mondiale di biosfera.
dove l'integrazione dell'uomo e l'ambiente è ancora armoniosa. L'anno successivo, nel 1998, questo territorio, insieme ai tre grandi attrattori culturali che abbiamo, la Certosa di San Lorenzo di Padula, il Parco Archeologico di Velia, l'area archeologica di Pessum e tutto il territorio del parco, parliamo di 181.000 ettari e 80 comuni, viene dichiarato dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità, con una indicazione ben precisa. Paesaggio culturale, ripeto, paesaggio culturale di rilevanza mondiale. Nel 2009, dopo anni di attese, finalmente, grazie al lavoro fatto dai miei predecessori, perché io non c'ero, abbiamo avuto approvato il piano del parco. Questo è uno dei pochi parchi d'Italia, ne siamo tre o quattro in tutta Italia, che si sono dotati dello strumento del piano del parco, cioè regole certe sul territorio, quello che si può fare e quello che non si può fare. Nel 2010, anzi al fine 2009, finalmente dopo anche altri anni di attesa, sono state istituite le due aree marine protette, sempre date in gestione all'ente parco, quella di Santa Maria di Castellabate e quella della Costa degli Infreschi e della Masseta, per cui ai 181.000 ettari a terra si sono aggiunti 9.000 ettari a mare. Siamo diventati non il parco, se no gli amici del Pollini si arrabbiano, ma siamo diventati l'area protetta più grande d'Italia. E nel 2010 siamo entrati a far parte della rete globale dei geoparchi. Attualmente sono soltanto 100 i geoparchi su tutto il pianeta, 9 in Italia, e noi siamo il geoparco più grande d'Italia. Ma nel 2010 forse abbiamo avuto una delle più grandi soddisfazioni, quello del riconoscimento della dieta mediterranea quale patrimonio immateriale e culturale dell'umanità. Questo riconoscimento è avvenuto il 16 novembre a Nairobi, in Kenya. Ma precedentemente a questo riconoscimento c'è un'altra data che mi piace ricordare, che è quella del 13 marzo 2010, quando in un piccolo comune del Marocco ci riunimmo, ci fu l'incontro fra le quattro delegazioni della Spagna, dell'Italia, della Grecia e del Marocco, con le quattro delegazioni delle comunità emblematiche. E lì firmammo la carta di Cefacen, così si chiama questo paese, piccolo paesino del Marocco. A firmare la carta di Cefacen per l'Italia e a rappresentare l'Italia c'era il Cilento, c'era il comune di Pollica, e a firmare quella carta c'era Angelo Vassallo, al quale va sempre il nostro riconoscimento per quello che ci ha lasciato, ci ha insegnato e per quello che continua ancora a trasmetterci. Abbiamo 120 chilometri di costa, dove c'è uno sventolio continuo di ben 10 bandiere blu, senza contare le 5 vele del comune di Pollica, del Lega Ambiente, del Turingo Club. Abbiamo sui 18 presidi slow food in Campania, abbiamo ben 7 presidi slow food nel Parco Nazionale del Cilento e Valle d'Aosta, e l'ottavo lo stiamo per istituire. Io dico che questo grande intreccio di storia, natura e cultura che unisce le meraviglie della costa con le bellezze dei borghi antichi che sono all'interno del parco e che rappresentano la vera forza del parco, perché sono rimasti, forse grazie all'isolamento che c'è stato fino adesso, del tutto inalterati. E non esiste, secondo me, un altro territorio che ha questa grande qualità ambientalistica, ambientale, naturalistica, paesaggistica, storico, culturale e innovazionale, come quella del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano ed Alburni. Pensi che la comunità degli Alburni ha voluto con forza aggiungere il proprio nome
alla denominazione del parco recentemente. Questo è un grande significato, significa che la gente sente l'appartenenza a questo territorio. Beh, a questa grande qualità purtroppo non corrisponde un'altrettanta qualità dei servizi di questo territorio. Io ho sentito un poco le sue interviste che ha rilasciato, dissesto idrogeologico, la viabilità, soprattutto quella interna, qui per raggiungere i comuni interni che sono di una bellezza incredibile è impossibile, sembra, si fa una bella passeggiata nella natura, ma si, sembra che uno faccia trekking stando in macchina, anche se uno sta in una macchina comoda, arriva distrutto per raggiungere un comune all'altro. Io ammiro, secondo me, i giovani che sono ancora rimasti in questo territorio, sono degli eroi. Noi dobbiamo fare in modo che tutti questi riconoscimenti che abbiamo avuto si trasformino in una sana economia, in una economia pulita, in una economia importante. Per questo io ritengo che questo parco, che già è un laboratorio vivente della biodiversità, è un laboratorio vivente della geodiversità, deve diventare un laboratorio dove sperimentare tutte le pratiche della green economy. Noi dobbiamo fare un progetto strategico, e concludo, sul dissesto idrologico, erosione cost, e smetterla con la spesa di tante risorse che vengono sparpagliate. Risorse su questo territorio ne sono arrivate, ma ne sono arrivate e sono state frazionate, perché le misure del Porto Campania così prevedevano, per accedere a quelle misure così bisognava fare. Invece dobbiamo passare ai progetti strategici, mettere in sicurezza il territorio e dotare questo territorio dei servizi necessari. E nonostante tutto questo, nonostante questi disagi, per il secondo anno consecutivo il rapporto di Union Camere ha decretato il Parco Nazionale del Cilento Valle di Diano Arbun campione del turismo. Immagini se noi riuscissimo a rendere più fruibile questo territorio, quanto lavoro potremmo creare per i giovani. Quindi io aspetto sicuramente dal suo impegno e dalla sua cortese attenzione che ci dia una mano a fare in modo che i giovani non vadano via, ma vengano nel Cilento per venire a trovare quella giusta occupazione di cui hanno bisogno. Grazie. Grazie al Presidente del Parco che ci ha ricordato, ecco, il grande valore anche nel contesto internazionale del nostro Parco del Cilento. Ora la parola al Presidente della Comunità del Parco, Antonio Redano, a cui chiedo, come agli altri, di essere velocissimi. Chiaramente è molto difficile raccontare la storia di questa comunità composta da 80 comuni, ma io voglio prima salutare il sindaco di Pollica per la splendida occasione che ci dà al territorio per esprimere appunto le osservazioni dei nostri problemi atavici sul territorio. Chiaramente un saluto a tutte le autorità e in particolare al Ministro, mi sia consentito di fare un saluto particolare al Ministro, perché è da tempo che avevamo chiesto un incontro, purtroppo è arrivato solo oggi. Noi ne siamo fieri di questo incontro, perché 80 comuni, il Presidente prima dimenticava che noi non è che siamo più grandi del Puglia, ma siamo anche grandi, più grandi come comuni, siamo 80 comuni, 90 compreso le aree contigue, più 7 comunità montane, quindi una realtà molto complessa, strategica sotto l'aspetto naturalistico, ma difficile da percorrere. Lei che viene da Bologna sa benissimo che è come la differenza tra virgolette Bologna Ferrara, si impiegano 20 minuti per fare 50 km di distanza. Qui io l'altro giorno mi trovavo appunto per un incontro istituzionale a Corleto, ci ho impiegato 3 ore per andare e 3 ore per arrivare, poi mi sono perso in quello che è di Bello Sguardo. Quindi dico questo per far capire la complessità del territorio. Ora, visto che ci sono state tante sollecitazioni da parte dei cittadini, non voglio ripercorrere, perché è difficile fare un'analisi di quello che avevo appuntato sui problemi dei cignali. Io aggiungo, signor Ministro, anche il problema che l'altro giorno ho sentito lo staff del Ministro dell'Agricoltura, per la bruciatura delle serpaglie
dei rami. Ora che qualcosa si faccia su questo argomento, noi avevamo chiesto appunto di non accomunarci alla terra dei fuochi. Qui trovano difficoltà i contadini a fare anche queste piccole cose. Lo so che sono cose piccole, banali, ma pur dobbiamo dare anche la risposta ai cittadini. Quindi era un emendamento che era stato posto al Ministero dell'Agricoltura nella legge Realacci. Dico questo perché abbiamo anche altri problemi, come l'amianto. È ora che anche il governo si faccia la sua parte, perché qui ci sono famiglie, anzi anziane, che vivono con 400 euro al mese, e fare delle spese su questi problemi sono problemi, ve lo dico così, sono problemi semplici, ma vanno risolti. Poi non voglio parlare della viabilità, che già ne abbiamo parlato, ma parleremo anche dell'erosione costiera. Questo, poi, se dimentico qualcosa, lo farà in maniera brillante l'amico e collega Stefano. E poi c'è anche un problema, visto che parliamo del parco, un problema della governance. A me pare che questa legge 394 è un po' obsoleta, del 91, senza entrare comunemente nell'argomento, merita un po' di modifica. Anche come vengono scelte i consiglieri dell'ENDI, è ora che si faccia carico il governo di modificare questa legge. E poi non ne viene mai rispettato. Molti sindaci che vedo qui in sala e saluto propongono sempre questo articolo 7 della 394, dove si dice espressamente che nei comuni e nelle province che fanno parte del parco ci devono essere la priorità nell'erogazione delle risorse. Ebbene, qui anche questo viene sempre mai effettuato. Però, e non voglio fare polemiche perché il ministro è di nuova nomina, anzi non è l'occasione, quando c'è da tagliare un presidio ospedaliero, un tribunale, una scuola, un ufficio postale, e si comincia anche sempre da qui, purtroppo. A me dispiace dire queste cose, ma è la pura verità, come la pura verità che addirittura qualche anno fa c'era stato qualche buon tempone che voleva addirittura farci una discarica. È bene che queste cose non succedano più. Vedo anche il sindaco di Valle. Noi stiamo facendo battaglie comuni su tutti i fronti. Che vogliamo fare del nostro territorio? Per far fronte a quello che dicevo prima per quanto riguarda l'agricoltura. Se l'agricoltore non può nemmeno tagliare i rami, queste sono banalità, ma non sono banalità sotto l'aspetto economico, dove nei nostri comuni, che sono all'intorno di 1.000 abitanti, vivono braccianti agricoli che fanno questo lavoro, e non può essere disperso questa forza lavoro in un periodo di drammaticità. Io ci sarebbe tanto da dire, ma non voglio entrare in questo bailam. E poi ci sono anche il presidio del territorio nel nostro comune, nel nostro parco, erano composti da 7 comunità montane. Il governo non ha detto una parola sugli idraulici forestali, non dico il governo precedente, adesso non so, speriamo. Che cosa si vuol fare di questo territorio? Qual è il presidio? Lei ha parlato prima del dissesto idrogeologico, non so chi mi ha preceduto. Ebbene, il dissesto idrogeologico si richiede una nuova cultura dove la regimentazione delle acque deve partire a monte, dal Monte Stella, che qui siamo al Monte Stella, fino a Casalverino, Pollica. Quindi ci vuole un cambio culturale enorme. Lei deve fare, chiaramente non la invidio per il prestigio e per l'autorevolezza sua, dobbiamo insieme svolgere un ruolo di un grande lavoro. Cioè, io penso che questo è un percorso che dovrà iniziare adesso, ma dovrà continuare nel tempo. Perché il Ministero dell'Ambiente nel nostro territorio deve avere una funzione massima, e il parco, che deve stare, concludo, deve stare a fianco ai cittadini, ma a fianco anche ai comuni, in un periodo dove la difficoltà dei comuni è nota, lei sa benissimo qual è. Quindi io concludo, per avere un rilancio di questo territorio c'è bisogno che si parta dai sindaci, caro Ministro, e oggi sono profondamente orgoglioso che lei ha fatto questo passo insieme ai cittadini e insieme ai sindaci, perché solo attraverso questo ruolo, e la invito anche ad avere confronti in futuro, a breve, noi faremo carico insieme ai sindaci di fare un documento che lo faremo arrivare quanto prima per dare un nuovo corso e un nuovo rilancio a questo territorio. Grazie. Grazie Antonio, che ci ha
insomma anche messo sul tavolo un po' di problemi che certamente non mancano anche nelle realtà e nelle piccole comunità del nostro Parco Nazionale del Cilento. Ora la parola alla dottoressa Alfano, presidente ente riserva Seletanagro. Grazie. Buonasera a tutti, grazie al sindaco per avermi invitato questa sera, un grande saluto al ministro e alle autorità presenti. Io cercherò di essere breve, ma delle cose le devo comunque dire. Comincio proprio con un'osservazione che faccio da architetto, perché so bene quello che sono i dati oggi delle costruzioni, e nonostante la crisi del settore edilizio il consumo del suolo non accenna a diminuire. Secondo una recente ricerca dell'ISPRA consumiamo ogni secondo 8 metri quadri di territorio per case, per infrastrutture, per parcheggi. E dunque in questo contesto, insieme alle politiche di evitare consumo di suolo, intervenire sull'esistente, sicuramente vanno rafforzate le azioni sulle aree naturali protette, con nuove strategie sicuramente per uno sviluppo innovativo e sicuramente basato sulla qualità ambientale. So benissimo che l'istituzione di un'area protetta in genere viene vista e percepita negativamente dalle popolazioni, la vedono sempre come un ostacolo alla trasformazioni possibili, e invece bisogna invertire la tendenza. Se ci riflettiamo, noi nella provincia di Salerno immaginiamo i dati sul dissesto idrogeologico, 11.000 e oltre dissesti in atto, frane, smottamenti nella nostra provincia, che mettono in crisi l'economia di tutti, i trasporti e tutto il resto. Per non parlare di realtà vicine a noi, la terra dei fuochi, sappiamo bene come l'avvelenamento dei terreni ha comportato la caduta, il crollo di un'intera economia, di un territorio. E quindi questo è un problema che ci dobbiamo porre, ci deve far capire che la qualità ambientale è qualcosa che non ha prezzo. Avere aria pulita, acqua pulita, terreno sano è la più grande ricchezza che una popolazione e un territorio possa avere e che si deve difendere, perché è un bene che purtroppo sta diventando sempre più raro e che invece può fare la differenza dal punto di vista delle politiche strategiche per l'economia di un territorio. L'ente riserve, ripeto, ringrazio il sindaco per aver voluto far ascoltare la nostra voce, un ente riserve è un ente regionale, 20 comuni, un ente molto piccolo come personale, ma noi stiamo pochissime risorse, stiamo facendo di tutto per portare avanti una sfida, per capire come si può fare in modo che anche con pochi soldi, anche con poco personale, riuscire ad ottenere il massimo. Ci siamo rivolti alle associazioni, ai professionisti, agli enti pubblici, alle aziende, affinché ci aiutassero a portare avanti il nostro progetto. A titolo gratuito sono venuti i tecnici, ci stanno aiutando ad esprimere i pareri, sono venute le aziende, le associazioni e ci stanno aiutando a portare avanti quelle che sono le politiche per le quali l'area protetta è stata creata. E noi su questo vogliamo puntare, e anche con poche risorse dobbiamo cercare di ottenere al massimo. Noi stiamo cercando di spostare la nostra azione dalle azioni, diciamo, negative, quindi dal vincolo, spostare dal vincolo all'ipotesi invece di trasformazioni possibili sul nostro territorio. Purtroppo ci dobbiamo difendere tutti i giorni da attacchi costanti. Recentemente per ben due volte moria di trote nel Sele, centinaia di trote morte nel Sele, non si è ancora capito da che cosa avesse origine questo fenomeno. E quindi noi su tutto questo, sugli insediamenti che continuamente di attività di smaltimento di rifiuti che si vogliono localizzare nel territorio della riserva, un progetto sull'erosione costiera che ha delle soluzioni progettuali che distruggono le dune. Allora noi vorremmo evitare di doverci difendere tutti i giorni da questo per cercare di fare delle cose per e non contro. Io credo che arrivo alla fine. Noi dobbiamo, su che cosa, visto mi voglio anche inserire in quello che è il tema di oggi, che è la green economy, noi su questo dobbiamo puntare, ma quale può essere la proposta? Intanto butto così sul tavolo alcune cose. Intanto diciamo che noi dobbiamo assolutamente coinvolgere, capire intanto
pensare a delle misure per favorire delle linee di credito per attività connesse alla conservazione e alla valorizzazione della natura. Un attento utilizzo delle risorse comunitarie 2014-2020. È importante avere dei progetti, intanto secondo me non prendere dalla naftalina progetti che abbiamo già, pensare a dei progetti nuovi, innovativi, che servono oggi, drenare quelli che sono importanti per attivare delle filiere importanti e significative per il nostro territorio e che possono attivare anche altri processi virtuosi, quindi attivare fondi privati, perché non, il pubblico non ce la fa più a portare avanti tutte queste cose soltanto con i suoi fondi. Provvedimenti semplici, veloci, sburocratizzando, se ne parla tanto, ma facendolo realmente. E tutto questo con il coinvolgimento della popolazione, perché senza questo, guardate, non si va da nessuna parte. Abbiamo visto tante opere pubbliche in Italia che cadono perché non c'è il consenso. E questo è quello che noi dobbiamo cercare di raggiungere, e mi fa piacere oggi vedere una comunità così viva, vivace, con dei sindaci giovani che sicuramente sapranno fare il meglio per lo sviluppo di questo territorio. Grazie a tutti. Grazie alla dottoressa Alfano. Io passerei velocemente al presidente responsabile Lega Ambiente delle aree protette, così razionalizziamo al massimo. Sì, grazie signor Ministro. Io volevo donarle come interpretiamo noi, come si può passare dalle emergenze alle opportunità. È un libretto che abbiamo realizzato anche per dare un'idea di speranza di come si può uscire dalle emergenze. È fatto dai migliori chef di questa terra che ci raccontano come si può uscire, da passare dalla terra dei fuochi alla terra dei cuochi. Questo, diciamo, non è una banalizzazione, ma è un modo per interpretare, anche perché noi, come sa signor Ministro, ci stiamo celebrando la settimana della bellezza e noi vorremmo parlare della bellezza. Tortellini. Le dicevo, stiamo celebrando la settimana della bellezza e questo è un luogo del bello. I parchi, come ha sapientemente detto lei nell'audizione recente alla Camera, sono luoghi di bellezza, sono luoghi di un futuro possibile per questo paese. E in questa regione ce n'è estremo bisogno, perché c'è un'assenza totale da parte della regione rispetto alle sue competenze, ma noi vorremmo che il Ministero continui sulla strada tracciata dal suo predecessore per ridare una speranza vera al sistema delle aree protette. Recentemente c'è stata una conferenza dove il cuore della discussione era come i parchi potevano essere utili al paese, anche per uscire dalla crisi economica, perché se i parchi non si interpretano così, hanno chiuso. Se i parchi le raccontiamo solo come nuovo il luogo della disperazione, dei bisogni e basta, non andiamo da nessuna parte. E in fase di spending review, chi non è capace di dare una speranza rischia di soccombere. I parchi, e questo parco in particolare, sono una grande speranza. Questo comune, come insieme ad altri comuni, sono stati capaci in questi 20 anni di storia del parco di raccontare la realtà di storia, di cultura, di natura di questo territorio. Qui si può passare in pochi chilometri da occuparsi delle tartarughe marine fino al lupo, quindi si capisce la complessità di questo ecosistema. Allora io, senza fare inutili discussioni vuote, vorrei che lei mettesse nella sua agenda un'attenzione particolare per questa terra, per la regione Campania. Sono in scadenza i 2 parchi nazionali e noi non possiamo permetterci che si perda questa occasione per ridare a questo parco una governance che riporti il sistema dei parchi e la Campania in una categoria più consona a quella che gli spetta. Quindi un'attenzione che è fatta dalla scelta degli uomini. Io non vorrei, perché conoscendo la sua sapienza politica, che si ricada nelle scelte che vadano ad accontentare qualche politicante che non serve al futuro di questa terra. Noi sappiamo che il ruolo degli amministratori locali è fondamentale, ma chiediamo agli amministratori locali di puntare realmente sul parco, dimostrare concretamente che ad esempio sulla raccolta differenziata, su tutte le altre politiche ambientali, i parchi sono più avanti degli altri, perché solo in questo modo si può raccontare
che i parchi servono a questo paese. Servono sì per conservare specie, ma ai parchi spesso e volentieri gli abbiamo chiesto di fare di più e di fare meglio. Quindi qua dentro c'è la possibilità, in questi territori c'è la possibilità di fare la vera green economy che serve al nostro paese per rilanciarlo, diciamo, raccontando le eccellenze. Allora, il Cilento è una di queste terre. Questo comune ha saputo dimostrare negli anni, grazie alla sapiente azione di Angelo Vassallo, di essere, diciamo, una testa di serie rispetto, diciamo, allo sviluppo locale sostenibile. Sta continuando benissimo su questa strada, ma noi vorremmo che il parco cominci a seguire questa strada. Oggi il parco, diciamo, è stato, ahi noi, forse per fortuna, superato da tanti comuni del Cilento che si raccontano ancora meglio di quello che è stato in questi anni. Dobbiamo riprendere, dar fiato al parco perché raggiunga questo obiettivo insieme a tutti gli altri comuni. Quindi l'appello che rivolgo è quello di fare scelte sapienti, farlo insieme alle regioni, perché la regione ha una parte fondamentale. Noi crediamo fortemente nelle politiche condivise tra diverse articolazioni dello Stato, ma farle, diciamo, non a ribasso, ma scegliendo, diciamo, le opzioni migliori. Questo vale per questi territori, vale anche, diciamo, per altri territori dove si aspetta le nomine per rilanciarli. Allora, l'esperienza dei parchi può dare a questa terra, alla terra di Campania, sicuramente un nuovo obiettivo. Allora, le parole che lei ha pronunciato in sede di audizione in Commissione Ambiente sono significative perché danno una continuità al lavoro che è stato fatto in questi anni e sicuramente possono offrire anche alle altre istituzioni un motivo di perseguire su questa strada, anche per arrivare ad una giusta manutenzione della legge quadro. Come sa, su questo argomento c'è una forte discussione, ma un aggiustamento alla legge quadro è necessaria per ridare a tutti i parchi, questo è uno dei pochi parchi che in Italia è riuscito a portare a termine l'iter istitutivo, l'iter, diciamo, di previsione di un piano urbanistico. Sono solo 7 in Italia su 23, quindi è necessario qualche aggiustamento. È necessario perché la prossima tornata di fondi comunitari senza gli strumenti di programmazione a posto rischia di essere, diciamo, un ulteriore buco nell'acqua. Quindi, siccome non possiamo permettercelo e non possiamo permetterci che questo parco non diventi, diciamo, fra i primi della classe, il mio auspicio è che le scelte che farà a breve siano, diciamo, le più opportune per questo territorio, ma per i parchi italiani. Grazie. Grazie al responsabile di Legambiente. Certo, la tua considerazione ci fa capire che abbiamo un bellissimo ecosistema altrettanto fragile che deve essere tutelato e protetto. E su questo io darei la parola al padrone di casa, che introduce il ministro Galletti, che voglio ancora una volta ringraziare per essere qui oggi. Grazie. Innanzitutto buonasera. Come avete potuto notare, non c'è stato il saluto istituzionale del sindaco, che, diciamo, la visita del ministro, che io ringrazio veramente di cuore, nel Cilento, caduta a Pollica, ma poteva essere in qualsiasi altra parte del Cilento. Questo perché il saluto istituzionale l'ha fatto per me il presidente del parco, il presidente della comunità dei sindaci del parco. Mi sembrava giusto che fosse così, perché il Cilento è la casa di tutti ed era giusto che fosse così. E vorrei aggiungere anche un'altra cosa. I miei saluti istituzionali a Sua Eccellenza il Prefetto, il Questore, le forze dell'ordine tutte, Comandante Provinciale dei Carabinieri, vedo qui di fronte a me anche gli altri, che sono sempre vicini alle nostre comunità. Questo è un dato di fatto molto importante. Caro Ministro, io ti risparmio l'elenco delle emergenze, ti invito però a fare una cosa: mentre io ti racconto che cosa pensiamo del Cilento, del Parco Nazionale Cilento, Vallo di Diano e Alburni, ti inviterei a girarti un attimo alle tue spalle, c'è un video che degli amici hanno prodotto nella nottata per farti capire le emergenze del nostro territorio. Penso che quelle immagini parlano in modo più esplicito di tutte le parole che abbiamo fino ad ora detto. Abbiamo erosione costiera, emergenza viabilità, dissesto. Dalle poche parole che ho scambiato con il ministro, incontrandolo appena arrivato,
devo dire la verità, ho delle buone sensazioni e spero che dopo ce le comunichi in modo forte per darci delle soluzioni. Siamo in una situazione al collasso, ci sono stati dei ragazzi che hanno girato il territorio del parco, hanno raccolto firme, adesioni, hanno raccolto il sentire delle persone per dire al ministro: soffriamo, cerchiamo una soluzione insieme, perché noi giovani crediamo in questo territorio. Ce ne sono altri che si interessano dei problemi del proprio territorio, dell'energia, dell'energizzazione del proprio territorio, altro problema dell'area parco. Ci sono tanti, tantissimi problemi, c'è però la necessità di adottare delle soluzioni, a cominciare da un fatto, certo, dalla necessità di semplificare la presenza dell'area parco per chi vive nell'area parco, quindi la semplificazione amministrativa, parlo del doppio ruolo dell'autorizzazione ambientale e di quella paesaggistica, scegliamo una volta per tutte, sia uno solo il soggetto che si esprime su tutti e due gli aspetti, non ci interessa eliminare il vincolo, noi vogliamo il vincolo, vogliamo la certezza dei tempi, siano esse sovrintendenze o parco, si scelga, basta. I cittadini vogliono tenere il vincolo, consapevoli che quella è anche ricchezza, però a loro dobbiamo dare la certezza della risposta. Questo, solo questo chiediamo. Però all'interno del parco del Cilento, che Cilento, Vallodidiano, Alburni, non me ne vogliate se stringo alcune volte, soprattutto ai tanti colleghi sindaci che sono qui di tanta parte del nostro territorio, però il nostro parco si candida ad essere quell'innovazione che deve essere riscritta all'interno della 394. Come ANCI, come membro della Commissione Ambiente ANCI, abbiamo fatto pervenire alla Commissione Ambiente del Senato le modifiche alla legge istitutiva delle aree protette della 394. In quella legge va scritto che i nostri comuni, piccoli comuni, sono presidio del territorio, sono l'essenza stessa della biodiversità e del valore aggiunto che hanno questi territori. Immaginate i nostri territori con tutti i nostri piccoli paesi spopolati. Avrebbero perso la maggior parte della ricchezza. La testimonianza di questo sta nel fatto che il dissesto è frutto della mancata manutenzione del territorio. È frutto, ministro, banalmente della mancata coltivazione del nostro territorio. È banale, ma è così. Anche questo influisce. E allora dobbiamo preservare la presenza umana garantendo dei livelli di servizio minimo, siano essi ospedali, tribunali e quant'altro. Va scritto nella legge istitutiva dell'area del parco, non in altre leggi. Va bene la legge per i piccoli comuni, ma noi come piccoli comuni delle aree parco restituiamo un valore maggiore a tutta la nostra Italia. Il nostro vincolo va ripagato con i servizi. A questo aggiungiamo progettualità interessanti, importanti, che vedono nella green economy non la soluzione a tutti i mali, non ci prendiamo in giro, ci sono tante cose da fare. La green economy significa tutto e significa niente, significa però dalle nostre parti che in un comune vicino al tuo, cioè vicino a Pollica, a San Mauro, nasce una cooperativa di olivicoltori, vedo lì il sindaco Peppe Cilento, che prende il nostro olio e lo porta nella tua bellissima Bologna, e grazie alla COP siamo presenti nella Coppa Adriatica come olio del Cilento. Questo mi pare la nostra green economy. Va anche detto che nel nostro territorio siamo i primi in Italia come comuni aderenti al patto dei sindaci, vedo lì Geppino Parente, presidente dell'autorità ente d'ambito Sele, società di supporto ai comuni. Abbiamo 53 PAES approvati. Il patto dei sindaci per noi non è un impegno banale, per noi è la nostra strategia di crescita. Caro ministro, nella misura 1.5 del POI in energia ci sono le risorse per cantierare quei progetti che noi, senza nemmeno il supporto, e questo è, mi fa sorridere, della Regione Campania, che ha bandito la possibilità di realizzare i PAES dopo che noi li abbiamo già fatti e quindi non prenderemo quei soldi,
vorremmo mettere in piedi, grazie all'impegno del governo, la nuova Italia. La nuova Italia passa attraverso i parchi, passa attraverso le soluzioni innovative per il dissesto, per l'erosione costiera, per l'energia, per l'occupazione, affinché i giovani, che in tutti i modi possibili contribuiscono a mantenere questo territorio in vita, possano scegliere se rimanere o rimanere, perché qui bisogna rimanere. Caro Ministro, grazie ancora, siamo veramente contenti di averti ospitato qui. Alla fine della nostra chiacchierata firmeremo insieme un protocollo d'intesa di cui parliamo dopo, saremo rapidissimi. Ed ora diamo direttamente la parola al ministro Gianluca Galletti, così tutto il tempo che... Grazie mille, intanto anch'io voglio associarmi ai ringraziamenti alle autorità civili, al prefetto, al questore, alle autorità militari, all'onorevole Ciro Alfano e a Inverso, che se anche non è un'autorità mi ha invitato qui a essere presente oggi. Un ringraziamento chiaramente al sindaco e a coloro che mi hanno preceduto anche negli interventi precedenti. Il mio primo pensiero va ad Angelo Vassallo. Io sono venuto qui soprattutto per ricordare lui, perché mi permette di legare tre temi che sono per me fondamentali in questo mandato che ho davanti come ministero, che sono legalità, ambiente e sviluppo. Io e lui vedo la sinergia fra questi tre temi e penso che noi dovremmo lavorare molto sulla coniugazione di questi tre temi. Quindi lo voglio ricordare, sono venuto qui appositamente per rilanciare questo messaggio dal suo paese. Andiamo con ordine, io ho ascoltato con attenzione. Prima di tutto voglio dire una cosa, lo dico a tutti gli amministratori pubblici di vari livelli, dal presidente del parco alla comunità dei parchi, al sindaco, a tutti. Noi abbiamo un obbligo davanti ai cittadini, che è quello di risolvere i problemi, non di portarglieli, perché se noi ci portiamo i problemi l'uno con l'altro, diamo la sensazione di essere incapaci di rispondere alle esigenze dei cittadini. E non è che scaricandoci le responsabilità addosso in qualche modo ci deresponsabilizziamo, ma ci rendiamo tutti responsabili davanti a loro e dimostriamo se c'è la nostra incapacità. Allora, lo dico non per polemica, ma lo dico perché io mi sento al vostro fianco e i problemi voglio affrontarli con voi, ma voglio risolverli con voi. E in questo, è una cosa che dico dal primo giorno che sono diventato ministro, bisogna che ognuno si assuma fino in fondo la sua responsabilità, che faccia bene il suo mestiere. Io voglio richiamare tutti e lo farò nella gestione del dissesto idrologico, lo farò nella gestione dei rifiuti, richiamerò ognuno alle proprie responsabilità. Io non voglio che nessuno venga nel mio ministero portandomi il problema e che provi a scaricarmelo sul tavolo, non perché non voglio affrontarlo, perché guardate, fra tutti sono quello che ancora per un po' di tempo ho la scusa migliore, no? Sono qui da 40 giorni, posso dire sono qua, non ho responsabilità di nessun genere, ma non è questo che voglio fare. Io vorrei un sistema nel quale ognuno si assume la sua responsabilità e tutti insieme risolviamo il problema, senza dire questo lo dovevi far tu, no, non l'hai fatto, questo non lo dovevi far tu. Credo, e faccio un'unica parentesi sul nazionale, che il titolo quinto, la revisione del titolo quinto della Costituzione ci aiuterà molto in questo. Io credo che l'importanza di quella riforma sia sì la riforma del Senato, l'abbattimento dei costi della politica, per l'amor di Dio, queste sono risposte che dobbiamo dare, ma quella riforma deve rispondere a una domanda fondamentale: chi fa cosa? Chi fa cosa? Quale ente territoriale di governo è chiamato a fare cosa? E quell'ente deve diventare responsabile davanti ai cittadini. Se lo fa il sindaco, il presidente della regione, il presidente del consiglio, verrà rieletto, se non lo fa andrà a casa. Ma il cittadino deve sapere che chi ha la responsabilità non l'ha adempiuta, o meglio ancora l'ha adempiuta fino in fondo. E la stessa cosa, per entrare nello specifico, vale sul dissesto idrogeologico. Io credo, ho guardato i dati prima di venire, questo non vale per la Campania, vale per tutta Italia,
che noi abbiamo un primo problema emergenziale, di spendere i soldi che già ci sono. È facile chiedere più risorse, no? Perché nel momento in cui non ci sono, se io mi voglio coprire le spalle e scaricare sul Ministro dell'Economia, se volessi fare questo direi: ah, non ho i soldi, il Ministro dell'Economia è cattivo e non mi dà i soldi per risolvere questo problema. Il Sindaco potrebbe fare uguale, la Regione potrebbe fare uguale. In parte il problema non è quello delle risorse, quindi il problema è nostro, proprio nostro, di tutti i livelli di governo che sono anche a questo tavolo. Dobbiamo spendere i soldi che ci sono e spenderli subito, perché le emergenze le abbiamo fatte vedere, me le avete fatte vedere in questo video, ci sono e come, no? Quindi bisogna risolverle nel più breve tempo possibile. Come? Spendendo immediatamente i soldi che ci sono già nelle casse e già disponibili. Va bene? Come si fa? Io vi posso aiutare in questo. Io posso aiutare la Regione, i comuni, con una semplificazione a livello nazionale. Non a caso uno dei primi atti di questo governo è stato la costituzione di due unità di missioni, alla Presidenza del Consiglio, per le due emergenze vere di questo Paese, quelle che noi abbiamo identificato, che sono la sicurezza nelle scuole, perché lì ci vanno i nostri figli e le scuole hanno bisogno di essere messe a posto, due, il dissesto idrogeologico. Quell'unità di missione porterà in tempi brevi a un provvedimento legislativo per permettere di spendere più in fretta, con meno vincoli, le risorse che già ci sono. Io vi chiedo un aiuto a tutti su questo, perché questo è un punto importante. In secondo luogo, noi non possiamo sempre lavorare sull'emergenza. Noi abbiamo un paese strano, eh? Abbiamo un paese ad alto rischio idrogeologico. È un dato che so. Cioè, se io so che ho male al cuore, la pillola me la prendo prima, non è che aspetto che mi venga l'infarto e poi corro al pronto soccorso, no? Ogni giorno mi prendo un'aspirina o una medicina che fa in modo che l'infarto non mi venga. Io ho questa situazione, ho un rischio idrogeologico altissimo in questo paese. Allora bisogna che faccia della prevenzione, che prenda la pillola prima, perché se non la prendo prima poi ho l'emergenza da dover gestire. Allora bisogna fare, e su questo cominceremo a lavorarci immediatamente, un piano nazionale di prevenzione del dissesto idrogeologico, che avrà tempi di realizzazione lunghi, eh? Avrà tempi decennali, quindicennali, vedremo come lo imposteremo. Però questo ci permetterà di lavorare molto sulla prevenzione, non sull'emergenza. Ancora una volta il tema non sarà quello delle risorse. Programmeremo delle risorse adeguate da qui a 10 anni per fare un vero intervento di prevenzione del dissesto idrogeologico, perché è una priorità. L'abbiamo già individuate le priorità scuola e dissesto idrogeologico, quindi vuol dire che ci dobbiamo investire sopra. Quindi, nel breve periodo, un provvedimento legislativo che dovrebbe rendere più spendibili le risorse che già ci sono, e nel lungo periodo una programmazione di prevenzione del dissesto idrogeologico. Problematiche del parco. Io non vorrei parlare delle problematiche del parco, vorrei parlare delle opportunità del parco in questo caso. Interverremo anche lì, c'è una disposizione, un decreto legislativo già all'attenzione del Parlamento. Io ho parlato con i due presidenti delle commissioni per sveltire l'iter legislativo, perché lo ritengo una priorità. È un lavoro che bisogna fare con il Parlamento e io mi aspetto da tutte le forze politiche un coinvolgimento forte su questo tema per far venire fuori dal Parlamento una legge che regoli una volta per tutte l'attività dei parchi in maniera dettagliata. Può darsi che su qualcosa interveniamo anche in maniera più veloce, perché qualche problema nella governance, non solo dei presidenti ma anche dei direttori, qualche problema c'è e quello va in qualche modo sistemato in breve tempo. Io credo che il parco abbia un valore enorme, ma dico cose forse scontate in questo caso, però voglio ribadirlo, sui territori. Questo vale per il Cileto ma vale in tutta Italia. Io ho l'impressione che li stiamo utilizzando poco, per il valore che hanno da un punto di vista della crescita da una parte del paese, quindi dell'economia, e soprattutto del turismo. Vorrei valutare l'opportunità
di sposare all'attività dei parchi un progetto di turismo vero e proprio per metterli tutti in sintonia l'uno con l'altro. Vediamo se ci sono le condizioni per poterlo fare, perché oltre che dirlo poi ci vuole un piano industriale di marketing che sostenga questo progetto, e bisogna vedere se esiste e se è fattibile. Quindi lo dico con estrema chiarezza, fino adesso è solo un'idea e non è un progetto già in cantiere. Lo spunto dei parchi mi permette di fare una considerazione per me importantissima. Vedete, io credo, e anche qui richiamo Angelo Vassallo, che il mio ministero abbia due alternative a questo punto. O rimanere il ministero delle emergenze italiane, no? Per cui ogni volta che c'è un dissesto idrogeologico, un inquinamento di un fiume, un'area industriale che non ha scaricato i propri rifiuti correttamente, io vado, mi metto là, ci metto la mia faccia e dico: ah, vabbè, qui dobbiamo far questo, dobbiamo far l'altro, in qualche modo me la caverò, cosa vi devo dire. Però io credo che sarebbe un'opportunità persa, perché invece questo ministero può essere il vero volano dello sviluppo economico e dell'occupazione di questo paese. Io ci credo fortemente. E guardate, paradossalmente, per fare questo bisogna che noi veniamo fuori da un complesso che ci siamo dati. Lo dico come ministro dell'ambiente e come tutti coloro che lavorano nell'ambiente, che è proprio quello della green economy. Cioè, quando noi parliamo di green economy è come se ci mettessimo noi in un recinto, per dire: la green economy è una parte dell'economia, una parte piccola che dobbiamo fare crescere. Noi dobbiamo smettere di parlare di green economy e dobbiamo dire che tutta l'economia deve essere ambientale, che non ci può essere un'economia che non rispetta l'ambiente, ma non che non rispetti l'ambiente, che non sfrutti positivamente l'ambiente per massimizzare i propri profitti. Perché se non facciamo questo salto, tu avrai una parte di economia verde bellissima che produce, no? Che produce dei risultati ambientali importanti, e dall'altra parte avrai chi dice: ma io non faccio parte della green economy, quindi che me frega dell'ambiente, continuo a produrre in termini, in modo non corretto. Poi casomai c'è anche il concetto che chi inquina paga, pagherò qualche cosa di più e continuo a fare quello. No, noi dobbiamo riuscire a far capire che oggi produrre in maniera ambientalmente corretta è un vantaggio per l'imprenditore stesso. E guardate che questo è un concetto che a livello europeo sta passando fortissimamente, e noi possiamo essere in prima linea a cavalcare questo concetto. L'uso efficiente delle risorse, l'economia circolare, ci porta a dire che gli imprenditori che per primi arrivano ad applicare l'economia circolare anche in settori duri, come il metalmeccanico ed altri, riescono alla fine a massimizzare i profitti di più di chi non lo fa. Cos'è l'economia circolare? Vuole dire utilizzare risorse, utilizzare materie prime e percorsi produttivi e cicli produttivi che ti permettono di avere prodotti finiti o materiali di scarto durante la produzione che sono riciclabili o nella tua produzione o in altre produzioni. Facendo questo massimizzi i profitti, non è perché utilizzi i tuoi stessi scarti, però fai molto bene all'ambiente, perché non hai rifiuti o hai meno rifiuti che nelle produzioni industriali normali. Allora, e utilizzi meno materie prime, perché finalmente abbiamo capito che alcune materie prime non sono infinite. Non sono infinite, ci abbiamo messo molto a capirlo, ma abbiamo capito adesso che mentre la popolazione mondiale cresce, le materie prime rimangono quelle e prima o poi finiscono. E stiamo parlando dell'acqua, tanto per dire, non di cose strane e non necessarie alla vita. Quindi questo concetto dobbiamo farlo passare con forza, perché è quello, secondo me, che darà modo di cambiare anche i parametri dell'economia e della produzione a livello mondiale. Non a caso, nel semestre europeo, che noi ci accingiamo ad andare a presiedere, e io presiederò, lo dico con molto orgoglio e vi confesso anche con un po' di paura, presiederò tutti i ministri dell'ambiente europei, questo sarà un tema che nel mio semestre europeo porrò con forza agli altri ministri europei. Non solo, ma tutto questo porta un vantaggio occupazionale. Non a caso uno dei miei primi atti da
presidente del semestre europeo è stato proprio quello di convocare già per il mese di luglio tutti i ministri dell'ambiente e tutti i ministri del lavoro per la prima volta insieme per studiare degli strumenti applicabili all'economia ambientale, perché noi dobbiamo trovare degli incentivi anche fiscali, li abbiamo messo anche nel DEF, per tutte quelle imprese, soprattutto giovani, soprattutto fatte da giovani, che investono su una produzione intelligente dal punto di vista ambientale. E vorrei che questo fossero strumenti europei, non solo per avere più fondi anche dall'Europa, ma anche perché in ambiente non si può ragionare solo dentro i confini nazionali, ma bisogna ragionare invece dentro confini mondiali, dentro confini europei e magari anche dentro confini ancora più globalizzati. Ultime due battute, una sul consumo del suolo. Noi abbiamo una legge, anche qui un disegno di legge al Parlamento, già alle Camere, che sta andando avanti, lo sto seguendo con attenzione. Ha ragione lei, però anche qui è una questione di cultura e di mentalità, perché è vero che noi non abbiamo una legge che disciplina fino in fondo il consumo del suolo e va migliorata, però uno potrebbe anche farlo autonomamente, no? Se i comuni dessero un po' meno licenze, casomai i costruttori ne chiedessero un po' meno in determinati ambienti, non avremmo bisogno di una legge specifica. Però è vero, il dato dell'ISPRA, quello degli 8 metri al secondo, ha stupito anche me, e visto che saremmo responsabili un giorno, ancora forse non lo siamo tutti fino in fondo, bisogna che ci dotiamo di una legge che vada in questo senso. L'ultima cosa la voglio dire, perché ci tengo in particolare, sul tema della cultura ambientale, perché ne voglio fare un punto determinante del mio ministero. Io credo che noi risolveremo tutti questi problemi nel momento in cui saremo riusciti a trasmettere una cultura ambientale ai nostri figli. Noi dobbiamo salvare l'ambiente per i nostri figli, ma dobbiamo insegnare ai nostri figli che cosa vuol dire il rispetto dell'ambiente. Guardate, io faccio parte di una generazione, ho pochi anni di più di 50, molto pochi, che non ha avuto una cultura ambientale, perché non c'era, perché non era ancora così radicata come per fortuna è radicata oggi. Allora noi e io faccio fatica a trasmettere ai miei figli la cultura ambientale, perché quelli della mia generazione fanno fatica, perché non ce l'hanno, no? L'abbiamo dovuto imparare nel corso della nostra vita. È come un po' per il computer, no? Per l'uso del web. Io faccio fatica ad andare a insegnare ai miei figli fino in fondo l'uso del web, perché è arrivato che io ero già avanzato, no? Tant'è vero che mia figlia, la più piccola dei quattro, che ha 9 anni, utilizza il computer meglio di me e ha imparato a usare il computer ancor prima di imparare a scrivere. E sono detti e sono denominati nativi digitali. Noi dobbiamo fare i nativi ambientali. Dobbiamo avere una generazione che, quando va a buttare via, Bologna si chiama il rusco, il pattume, come lo chiamate, il pattume, sa già che come si fa la raccolta differenziata, perché l'ha imparata da piccolo, la raccolta differenziata ed è già così, è il metodo ordinario di fare la raccolta dei rifiuti. Io punterò molto su questo, perché credo che attraverso l'insegnamento e la cultura gran parte dei problemi che abbiamo oggi saranno risolti naturalmente. Grazie. Allora, ancora 3 minuti di pazienza, approfitto per, riprendendo la parola, per fare una cosa che mi sono lasciato per ultimo: ringraziare chi ha reso possibile la giornata di oggi contro tutto e tutti, che è presidente provinciale, è venuto svestito dalla veste politica oggi, è venuto da moderatore, però è l'amico Enzo Inverso, che ha guardato a questo territorio da persona che ama questo territorio, perché è cilentano di Piano Vetrale. E colgo l'occasione per salutare un acciarolese che oramai è diventato tale da tempo, che è l'onorevole Alfano, che non ho salutato prima per mia mancanza. Caro Ministro, io adesso ti chiedo un ultimo sforzo con la comunità di Pollica, in particolare con il centro studi Dieta Mediterranea Angelo Vassallo,
Abbiamo proposto al Ministero dell'Ambiente un protocollo d'intesa con il quale il Centro Studi e il Ministero dell'Ambiente si impegnano reciprocamente a promuovere delle azioni contenute negli impegni governativi previsti dall'UNESCO, in particolare fare tre cose importanti: a promuovere il Summit FAO tra Roma e Pollica per l'autunno 2014, a promuovere la giornata mondiale della dieta mediterranea per il 16 novembre del 2014, a contribuire alla costruzione di un progetto comune dieta mediterranea per l'Expo 2015. Voi chiederete, ma che ci azzecca l'ambiente con la dieta mediterranea? Chi invece conosce la dieta mediterranea sa benissimo che la dieta mediterranea è il modello di sviluppo territoriale che dovremmo adottare, perché è scientificamente provato cosa? Che quello stile di vita incide meno sull'ambiente di quanto fanno i nostri normali stili di vita. Quindi, se per te va bene procedere con la firma.